Allora, sicuramente quando sono orario posso sicuramente, perché comunque sono orario, sulla classe vengo a trovarmi. Allora, per quanto riguarda le turbine a gas, l'abbiamo già introdotto e tutto, eravamo già in rendimento termodinamico, abbiamo parlato dell'entalpia, va bene? Giusto ancora un altro accenno breve all'entalpia, giusto per focalizzare bene cos'è l'entalpia. L'ho anche un po' approfondita. L'ho scritto qui sotto negli appunti, ve l'ho rafforzati. Ho cercato di ristudiarla in una forma che sia il più chiara possibile. Che cos'è l'entalpia? L'entalpia è fondamentale, soprattutto nello studio delle macchine termiche. È la quantità di energia che il sistema scambia sotto forma di calore e lavoro. Va bene? Tant'è vero, è definita, come vedete, come l'energia interna più il prodotto pressione. Per volume, energia termica, energia di lavoro. Quello poi dopo ho fatto la derivata per trovare la variazione dell'entalpia. L'entalpia è una grandezza termodinamica che misura l'energia scambiata sotto forma di calore e di lavoro. È una funzione di stato, chiaro? Ora qui non l'ho scritto, mi sembra di sì. Comunque, è una funzione di stato. Come tale... Ma il giorno di lavoro è calore. Allora, aspettate un attimo. Sì, è misura lo scambio di energia sotto forma di calore e di lavoro. L'entalpia, perché come lo prende? Modifica testo immagini, ecco qua. L'entalpia, mi raccomando, è una funzione di stato. E quindi la sua variazione per tutte le trasformazioni. È possibile determinarla come variazione di alcune grandezze termodinamiche. Punto. Nello specifico si determina come di H uguale Cp delta T, ovvero prodotto del calore specifico a pressione costante con la variazione di temperatura avvenuta nella trasformazione termodinamica considerata. Lo scrive sotto. Bisogna ridurre il carattere perché se no non mi si legge. Perfetto, eccolo qua. Ok, tutto chiaro? Quindi siccome la variazione di stato, così come l'entalpia, come siccome l'energia interna è Cv delta T, lo ricordate? Calore specifico per la variazione di temperatura. Perché posso fare quello? Perché posso determinare la variazione di una grandezza termodinamica, ovviamente la trasformazione reversibile, come variazione dei parametri termodinamici? Perché dipendono solo dalle funzioni di stato, dallo stato iniziale e stato finale, in modo particolare la temperatura. Mentre il lavoro e il calore io non posso determinarlo in tutte le trasformazioni con un'equazione. Devo prima definire il tipo di trasformazione. A seconda del tipo di trasformazione calcolo il lavoro o il calore. Non esiste una formula. Anche il calore, qual è la formula di misura del calore? Dipende, adiabatica, isoterma, varia di volta in volta. Ok? Mentre l'entalpia, come l'entropia, si misura come variazione
dei parametri di stato, temperatura, Cpip e delta T, va bene? Sempre, sempre. Allora, e qui torna a bomba, vi ricordate quando in una trasformazione si determinava il calore come Cp delta T? Era un caso particolare, perché coincidevo l'entalpia. Qual è che coincidevo l'entalpia? Quando il prodotto P per V era uguale a zero. Chiaro? Vi ricordate il calore si poteva misurare? È uguale all'interno. E quindi là calcolo, no, era uguale all'entalpia. Eccolo qua. Non me la ricordo, sai, lo stavo pensando qual era. Mi sembrava fosse calore uguale a isomero. Ma era solo in quel caso lì era Cp delta T, mentre l'entalpia è sempre Cp delta T in tutte le trasformazioni. Ok? Perché in quel caso specifico la variazione entalpia corrispondeva alla variazione di calore, perché non lavoro nullo. Chiaro? Non c'era scambio di lavoro sotto forma di energia. Chiaro? Ok. Ma è domanda che si No, sempre questo vale. Quella dell'entalpia vale sempre. Il calore vale solo. È il calore che coincide con l'entalpia perché non c'è scambio di lavoro e quindi si trova come l'entalpia Cp delta T. E nel caso particolare che Q e U sono uguali. Perché qui te lo devo vedere. Qui è così, ma è anche possibile scrivere Q più L. Chiaro? Quindi entalpia è la somma dell'energia scambiata come calore e come lavoro in una trasformazione termodinamica. Tanto è vero, tornando a bomba, noi ora si riempie tutta questa introduzione perché? Allora, c'è poi la definizione di isentropia. Cosa vuol dire isentropia? Vuol dire non c'è l'entropia, vi ricordate come era definita, la variazione di calore contro la temperatura. Se è isoentropia, vuol dire stessa entropia, vuol dire non c'è scambio di calore. Quindi è una trasformazione adiabatica reversibile. Quindi è una trasformazione adiabatica reversibile in isentropia. Perché isentropia? Perché? Perché l'entropia sia nulla, bisogna essere reversibile. E che ci sia lo scambio di calore nullo. Chiaro? Allora, tornando a bomba, perché ho fatto tutta questa introduzione all'entropia? Perché l'altro giorno siamo andati a calcolare il rendimento termodinamico di una turbina. Vi ricordate? E si disse il rendimento termodinamico di una turbina era il rapporto fra il lavoro netto fratto il calore. Questo è dalla definizione di rendimento termodinamico. Chiaro? Ci siamo? Quindi se noi vogliamo calcolare il rendimento termodinamico di una macchina termica, qualsiasi macchina termica noi consideriamo, il lavoro è il rapporto fra il lavoro ottenuto e il calore ricevuto. Il calore. Ricevuto. Questo si chiama con la combustione, si chiama con il gas. Ritorna? Ma il lavoro netto di una turbina è la differenza fra il lavoro di compresso, fra il lavoro della turbina meno il lavoro che assorbe il compressore. Quindi è il lavoro utile che io trovo sull'albero. Ci siamo? Mi seguite? Bene. Andiamo a vedere come si generano questi due lavori, trasformazione 1-2 e trasformazione 4-3 nel ciclo Brayton. Questi sono cicli 4-3 e 1-2 dove si genera o il lavoro di compressione assorbito dalla turbina o il lavoro di espansione che si genera a turbina. Chiaro? Ma com'era la trasformazione 1-2 e 3-4? Lo ricordate? Nella compressione da 1 a 2. Che compressione era? Compressione adia. Cosa vuol dire adiabatica? Senza scambio di calore. L'espansione in turbina, com'era? Espansione adiabatica. Quindi espansione adiabatica reversibile e vi vale a dire iso esentropica. Infatti era isentropica. Va bene? Quindi, ricapitolando, da cosa è costituito un ciclo Brayton? Due esentropie, due isobare. Vi ricordate? Ora torniamo a bomba. Rendimento termodinamico. Velocemente, concentratevi. Lavoro netto fratto calore ricevuto. Arriviamo qui.
Lavoro netto è la differenza di lavori tra turbina e compressore. Chiaro? Questo è il rendimento termodinamico, la differenza fra il lavoro netto e il calore assorbito. Ma il lavoro netto è la differenza di lavori turbina-compressore. Chiaro? Ma durata bomba, lavoro turbina, avviene una trasformazione iso-entropica. Isentropia vuol dire senza scambio di calore. Quindi il lavoro, quindi delle due forme di scambio, calore e lavoro, c'è solo il lavoro, quindi considero l'entalpia. Quindi per trovare il lavoro se è scambiato, basta trovi la variazione delta d'entalpia. No, perché c'è CP, non CV. Quella interna c'è CV. Vabbè, se non c'è calore, Non c'è, la variazione interna non c'è se non c'è scambio di calore, c'è solo scambio di lavoro, eccolo qua. Se io ho una trasformazione isoentropica, scambio di calore nullo, H un ciclo L, ritorna entalpia. Quindi, se H un ciclo L, posso calcolare il lavoro di turbina con vista al tentalpio fatto nelle espansioni di turbina. Chiaro? Torniamo a parlare. Ma poco ci deve andare in gente, no? Dalla più principale. No, non qui l'energia interna c'entra niente. Qui, ecco perché c'è lo stesso pareggio. Queste sono le entalpie, non più con l'energia interna. Allora, ricapitolando. L'entalpia è l'energia che in una trasformazione termodinamica si scambia sotto forma di calore e lavoro. L'entalpia è la parte di calore che posso trasformare in lavoro. Oggi te l'ho definita in maniera più precisa. No, Ma così va bene. va più precisa, se no tu capisci questa equazione lì. Non è che quando ti rintro. Cioè, solitamente le lezioni le preparo. Quando mi rendo conto e per farvele capire si fa meglio in una certa maniera, c'è un motivo. Te devi capire come fa a passare dal lavoro all'entalpia. Come fa a capirlo? Sono tu capisci che ti ho detto ora? Non tu ci capisci, no? Ritorna? Lo vedete lui passa dal lavoro all'entalpia? Lo vedete? Vi sto spiegando questo. L'entalpia è La somma dell'energia scambiata sotto forma di calore e di lavoro. La somma, sono le due forme di energia. L'ho scritta. Termia e di lavoro scambiato in un sistema termodinamico. Qui o giù? Sì, ora ci arrivo, aspetta. Allora, H uguale a Q più L. Nella trasformazione isentropica, Q è zero. Chiaro? Chiaro? Vuol dire la diamata è reversibile isentropica. Q è zero. Quindi Q, la variazione entalpia qual è il lavoro fatto? Chiaro? Quindi, se io sono in ciclo Brayton, le due trasformazioni isentropiche, se voglio calcolare il lavoro fatto in 1, 2 e 3, 4, basta calcolare il salto di entalpia. Ritorna? Sì o no? Se devo trovare il lavoro fatto in 1, 2 e in 3, 4, il lavoro fatto, qui il lavoro assorbito dal compressore, 1, 2. Qui il lavoro fatto alla turbina, 3, 4. Il lavoro inciso è salto in tappio, nella trasformazione termodinamica, reversibile, chiaro? Quindi dipende dallo stato termodinamico 3 e 4, perché ha una funzione di stato, e dallo stato termodinamico 1, 2. In modo particolare, come la misura entalpia, Cp delta T. Quindi il lavoro assorbito dal compressore sarà Cp T2 meno T1. Il lavoro dato alla turbina sarà Cp T3 meno T4. Ci siamo? Bene. Perché l'entalpia, come si è detto, è Cp delta T. Chiaro? Chiaro o no? Sì.
Beh, allora, eccolo, guardate un sinozzino. Sogniamo il rendimento termodinamico. Il rendimento termodinamico è il lavoro netto fratto il calore assorbito. Ma il lavoro netto è cosa sarà? Ora te lo faccio vedere. Guardate i numeratori. Il lavoro è pari al salto d'entalpia. E su sta un'ora a spiegarlo, ma che fai? Mi dai per culo. Prima si passa dall'entalpia, prima devi capire come mai il lavoro uccide l'entalpia. Questo l'avete capito? L'avete capito? Una trasformazione isentropia, il lavoro coincide e salta entalpia, perché non c'è scambio di calore. Chiaro? Così come il calore assorbito è pari a il salto entalpico, perché quando io do calore all'interno della camera di combustione, consiglio di dare calore istantaneo e quindi non c'è un lavoro. Chiaro? C'è solo salto entalpico. Chiaro? Quando io sono in camera di combustione e ricevo calore, non ho salto entalpico. Non ho, scusate, variazione di. Non ho lavoro, ho semplicemente una trasmissione di energia termica. Quindi, anche qui coincide l'entalpia in questo caso con il calore. H3, H2, che è il salto entalpico fatto per il calore ricevuto in questo tratto. Chiaro? Perché quando io do calore in camera di combustione, in quel momento il sistema. Suppongo che la cessione di calore sia immediata, per cui il salto entalpico è dovuto solo al calore ricevuto. Chiaro? Fatto questo, scrivo con l'entalpia l'equazione del rendimento, e posto l'entalpia ci metto Cp delta T delle varie trasformazioni. Il Cp lo semplifico. Chiaro? E mi rimane le temperature. Questo per farmi vedere che cosa? Che con opportuni passaggi matematici si vede che il rendimento termodinamico è fortemente influenzato dalle temperature di ciclo. Quindi vedo per esempio che se aumento. Qui fa delle semplificazioni matematiche, ok? La stessa cosa vista sotto forma di calore invece di lavoro, non cambia niente. Qui? No, Qui? No, perché qui considerano i calori scambiati, c'è due modi di rendimento, o il lavoro fatto il calore, o il calore assorbito, meno il calore ceduto fatto il calore assorbito. Questo è l'altro modo di vederlo. E allora il calore assorbito è il salto entalpico in camera di combustione, il salto entalpico quando tu scarichi verso l'esterno il calore e il calore di nuovo assorbito in camera di combustione. Perché tu consideri sia il calore che tu ricevi, sia il calore che tu cedi, tu consideri e venga ceduto senza di fatto
fare lavoro sia istantanea, la cessione e l'acquisizione di calore. A questo punto si può vedere che il rendimento termodinamico è fortemente influenzato dalle temperature di ciclo, vabbè, che sono l'unici parametri. Quindi se io voglio aumentare il rendimento termodinamico di una turbina, cosa devo fare? Devo aumentare al massimo la temperatura in camera di combustione. T4. Scusatemi, andiamo a rivederlo lassù. Innanzitutto dipende solo dalle temperature di ciclo. Va bene, non dalle pressioni. Quindi dipende dalla temperatura a cui scarico, che però vorrebbe dire che se io sono un giorno freddo ho rendimento maggiore che se sono un giorno caldo, perché sfrutto più il saltentalpio. Chiaro? Quindi i giorni d'estate le turbine a gas hanno un rendimento peggiore dei giorni d'inverno. Inoltre, vedo è fortemente influenzata dalla temperatura T3, che è la temperatura massima di ciclo termodinamico. Temperatura massima di ciclo termodinamico che è qual è il limite della temperatura T3? Perché non posso spingermi a temperatura T3 troppo alta? Materiale turbina, chiaro, che verrebbero, tanto è vero, oggi le turbine, perché le turbine a gas oggi hanno migliore rendimento? Perché c'è stato un field cooling, un raffreddamento delle pale talmente raffinato che ha permesso temperature di ciclo molto più fino a 1800 gradi, si usa pale in titanio, cioè praticamente fatto, si sfrutta l'aria stessa del compressore, si fa poi c'è anche il field cooling, si fa piccoli micro, si fa tutto microfusione sulla pala, vediamo se la trovo vicino, viene proprio sfruttata la pala, oggi si fa proprio, vedi, dei vani dove dentro ci passa l'aria. Però questa maniera non protegge la superficie dove è a contatto il calore e brucia di più. Come fare Agli urti, non ci sono. Solamente a forza centrifuga e l'allunga e basta. L'urto non c'è. Oggi le pale più moderne, non so se qui c'è la foto, sono c'è tutti i forellini e ci passa dentro l'aria e si forma uno strato fluido davanti alla pala e la protegge. Vediamo se c'è, mi sembra ci fosse. Eccoli qua, vedi? Tu fai tanti forellini, per cui si forma, vedi, un filetto, un fluido che protegge la pala, cioè davanti alla pala c'è dei forellini e gli fa come, lambisce uno strato d'aria che la protegge, capito? Per convezione raffredda la pala superficie. Quindi parte dell'aria del compressore, passa dentro l'albero che viene dal compressore, il cavo, la pressione entra dentro. La pala c'ha un foro, entra fuori dalla pala e la raffredda, capito? Perché sovrappressione, di pressione più elevata, riesce a entrare in turbina e a chiusare. Eccole, va bene. Vedi, sono tutte forellate. E qui scappa l'aria, vedi, air out. E quest'aria esce, lambisce la pala e la protegge dalla temperatura. E saliamo fino a 1800 gradi, 1800. A tempi miei si arrivava a 1800-1850. Chiaramente si parla di materiale in titanio perché è molto fine anche la palla. Bene.